Allora, come detto con Stefano Giustini, cominciamo a affrontare gli argomenti legati all'attività di Signarezzi prima di venire al ruolo importantissimo che avrete ovviamente sabato sera, che avrà anche la vostra sede nella giornata di sabato, questa è una cosa sempre da ricordare. Però Stefano, vorrei cominciare con il vostro grande impegno di questi mesi su un tema che secondo me deve diventare sempre più caro agli aretini, che è quello della fortezza, che ha visto la vostra opera appunto di costruzione di un bellissimo plastico. Poi la fortezza ha avuto anche, diciamo così, l'opportunità di essere la protagonista di un documentario presentato proprio poche settimane fa, tra l'altro realizzato anche dal tuo figlio Marco, quindi diciamo da questo punto di vista il legame e la tradizione della famiglia e l'amore per la storia della città è sicuramente acclarato e indiscutibile. Quanto è importante questo simbolo della città di Arezzo e quanto è importante anche che la città recuperi un rapporto, come spiegato anche nel documentario, no? Non lo veda più come una cosa costruita contro la città. Sì, infatti diciamo così che l'idea è chiaramente partita anche dal... è un po' andata in parallelo, no? L'idea e la realizzazione del documentario con la realizzazione del plastico. Qui comunque mi preme ringraziare, anzi soprattutto i modellisti aretini. È stato bello anche avere questa sintonia di intenti, no? Perché non è stato facile per chi l'ha realizzato mettersi anche alla prova con un qualcosa che comunque usciva un po' dai canoni, no? dei modellisti, come si dice. Quindi hanno dovuto affrontare anche delle problematiche particolari per riuscire ad arrivare alla creazione del modello. Posso dire la cosa magari che non l'hanno detto in tutte queste volte che ne abbiamo parlato, è che gli edifici della fortezza sono stati tratti dalle documentazioni che ha trovato mio figlio, praticamente delle relazioni. Quindi loro hanno dovuto disegnare prima su un foglio quello che leggevano, poi da quello che hanno disegnato trarre, diciamo così, il prospetto generale, metterlo in scala e poi realizzarlo. Cioè, c'è stato un lavoro durato praticamente un anno, quindi giorno e notte, è stato, ripeto, anche per loro comunque una bella sfida. La fortezza secondo me, sì, purtroppo sappiamo bene che cosa rappresenta, ma hai detto bene te, Luca, è un qualcosa che comunque ha al suo interno la nostra storia, perché comunque diciamo, i paramenti murari sono stati fatti con i palazzi che esistevano in quella zona. Abbiamo visto con i restauri che all'interno proprio anche dei bastioni esistono ancora dei pezzi della nostra cittadella, quindi in un certo senso è comunque memoria della nostra città. Ecco, tra l'altro è importante, appunto, è vero che lì fu realizzata proprio come segno del dominio e anche in qualche modo dell'oppressione, no? Assolutamente. Della città da parte di Firenze, ma è importante comunque ricordarlo, così come è importante ricordare, come voi fate, la battaglia di Campaldino, al di là del fatto che non si ricorda una vittoria, ma si ricorda comunque il sacrificio di tanti aretini per la propria causa. Certo, ma il senso, ecco, della commemorazione di Campaldino è proprio questo. Fra l'altro noi abbiamo avuto un giugno e terminerà chiaramente con la giostra, ma abbiamo avuto un giugno di fuoco perché sono state tutte una serie di date consecutive a breve distanza l'una dall'altra. Abbiamo fatto la manifestazione al Petrarca e il giorno dopo c'era Campaldino. Campaldino per noi è fondamentale anche per l'identità nostra, chiaramente, ma della città. Noi la mattina ci richiamo a Firenze, al cantone di Arezzo, facciamo la consuma, poi andiamo a Campaldino e nel pomeriggio siamo in cattedrale con un picchetto dei fanti del comune alla tomba di Guglielmino. Quest'anno con Don Alvaro abbiamo anche avuto la possibilità di solennizzare ancora di più questa cosa, perché penso che sarà definitiva. La domenica dopo è dedicata la messa, è dedicata in pieve al ricordo proprio delle persone che hai detto te, perché la grande storia ci ha tramandato i grandi nomi dei capitani e dei comandanti, ma gli aretini veri, quelli che sono rimasti lì e a Firenze sono morti anche sulle prigioni,
diciamo così, è bene ricordarli, anche perché, come dissi domenica scorsa, in Pieve forse è uno dei pochi momenti in cui la nostra città si è unita e contrariamente alla maggior parte della nostra storia che ci vede invece divisi, ed è stata la nostra rovina. Ecco, un'ultima battuta, allora ricordiamo questo appuntamento di sabato e il fatto che la vostra associazione prende in consegna la Lancia, sì, che viene ritirata in Duomo la mattina prima della lettura del bando, e la portate nella vostra sede. L'importanza, no, di avere adesso una sede che diventa un punto di riferimento per tanti anche turisti che hanno voglia di ammirare la Lancia d'oro. Sì, per regolamento i valletti del comune, per regolamento della giostra, sono i custodi della Lancia d'oro. Quindi l'apertura della sede aveva già dietro, oltre a tutte altre iniziative, ma questa soprattutto perché secondo noi la Lancia, finché non viene vinta da un quartiere, è comunque patrimonio della città. Tutto, certo. Diciamo così, prima era un po' nascosta, sì, la vedevamo durante la sfilata, ma potendola tenere lì in sede aperta chiaramente a tutti, qualsiasi ritiro, ma anche i turisti hanno la possibilità di ammirare queste che sono sempre opere in ogni caso. Bene, Stefano, ti ringrazio, allora buon lavoro, perché ci aspettano giornate intense, sì, un po' a tutti noi, esatto, che lavoriamo quindi attorno al mondo della giostra, che lavoriamo, che facciamo, diciamo così, il nostro dovere, perché poi alla fine è un dovere ma è anche un piacere, sì, ed è giusto ricordare anche questo. A proposito di piacere, vediamo se il party hawaiano ha cominciato a prendere forma a Porta del Fore, quindi ci colleghiamo con Elettra Fiorini. Sì, sì, qui comincia ad arrivare gente, anzi io ora vi porto un manipolo di quote rosa che penso siano molto importante, perché di recentissima formazione è il gruppo donne qui a Porta del Foro, e già qui ne abbiamo tante, ma sono veramente soltanto una piccola, ecco, abbiamo anche i baby incursori, sono veramente soltanto una piccola rappresentanza e hanno i ruoli veramente tra i più disparati. Anzi, le farei presentare. Lucia, responsabile cucina. Saida, responsabile dei bambini. Martina, responsabile della cucina. Martina, social reporter. Giulia, responsabile archivio. Roberta, social reporter. E infine, Dulcis in fundo, la presidente. Sì, salve, mi chiamo Anna e sono la presidente del gruppo donne che si è istituito questa primavera. Abbiamo deciso di darci una forma all'interno del quartiere, in quanto le donne ricoprivano molti ruoli fondamentali all'interno del quartiere, e ci è sembrato giusto darci un corpo specifico, in quanto, cioè, comunque all'interno del quartiere siamo molte figure e diamo la mano in tutti gli ambiti. Infatti sentivo che effettivamente ognuna ha un compito diverso, ognuna di loro, e sono anche tante le iniziative che organizzate. Sì, infatti siamo divise tra presidente, vicepresidente, cassiera e segretaria, e poi all'interno del gruppo donne abbiamo le responsabili del gruppo bambini, le responsabili dell'archivio storico, le ragazze social reporter, le responsabili della cucina e le responsabili della sede e della cura del quartiere. Mi parlavi inoltre di un'iniziativa molto carina, che è il battesimo dei Chimerotti. Sì, a giugno per i Santi Lorentino e per Gentile abbiamo fatto il battesimo dei Chimerotti, nei quali tutti i bambini che sono nati sotto il segno della Chimera si sono battezzati come quartieristi di Porta del Foro. Io ho detto che qui siete veramente una piccola rappresentanza, perché in realtà quante siete? Sì, siamo un centinaio di ragazze attive più o meno. Quindi il lavoro non manca, voi mi sembrate proprio super organizzate, vediamo se siete organizzate anche coi cori. Giallo, 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 rosso, rosso, rosso. Con tanto di coreografia. Rosso, 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 giallo, giallo. Quindi giallo. Mi sembra che qui il clima, stiamo entrando nel clima di questa festa hawaiana. Quindi adesso comincerò a girare e poi vi richiederò la linea. Insomma, ci risentiremo dopo per farvi vivere veramente l'atmosfera che si respira qui a Porta del Foro. Bene, tantissimi ospiti anche qui attorno, già pronti al nostro salottino per essere intervistati. Dopo la pubblicità cominceremo a effettuare questo ulteriore giro d'orizzonte, e stiamo attendendo anche i due giostratori di Porta Crucifera che hanno appena finito le loro prove. Pubblicità.